Nuovo affondo della consigliera regionale di prima il Molise, Aida Romagnuolo, dopo le dichiarazioni del componente della giunta e coordinatore regionale della Lega, Luigi Mazzuto. Vediamo. Mazzuto, da inadeguato qual è, ha solo un obiettivo, e cioè quello di mantenere la sua bella poltrona di assessore regionale esterno per la modica cifra di 12.500 euro al mese pagata dai molisani. Nuovo affondo della consigliera regionale di prima il Molise, Aida Romagnuolo, dopo le dichiarazioni del componente di giunta e coordinatore regionale della Lega, Luigi Mazzuto. Considerazioni che scaturiscono dopo l'ultimo intervento dell'esponente di centrodestra in merito all'ipotesi prospettata dal commissario ad acta alla sanità Angelo Giustini di far arrivare in regione medici militari. Una teoria definita da Mazzuto rispondente solo a logiche autoreferenziali, perché il comparto in Molise è a un passo dalle soluzioni di rientro, se non fosse per i fondi di fatturazione extra budget da accantonare da parte della Regione, dunque presso una fase riorganizzativa e medici disponibili per erogare i LEA. Una posizione, quella di Mazzuto, nei confronti di Giustini definita ridicola da Romagnuolo. Lo stesso Giustini, ha rimarcato, è stato indicato per quel ruolo a livello nazionale da Giorgetti, sempre della Lega. Mazzuto, ha continuato, rappresenta solo se stesso, motivo per il quale deve lasciare l'assessorato. La sua, una sparata fuori luogo a pochi giorni dal ballottaggio alle comunali di Campobasso, creeranno pochi problemi al candidato sindaco del centrodestra. La consigliera ha concluso la sua nota soffermandosi su cosa l'assessore abbia fatto in un anno per gli operai dell'ex zuccherificio, della GAM e dell'ITR. Niente. Ha chiosato. Lui comunque mi ha ribadito.